Eccoci qua, buongiorno a tutti. Questa volta voglio iniziare, diciamo, questo webinar facendomi vedere, perché ci sono un bel po' di persone nuove, quindi mi guardate in faccia se non mi conoscete e ci presentiamo, soprattutto in quest'epoca qua in cui non ci si può vedere di persona proprio per la problematica del coronavirus che, diciamo, ci costringe in un certo senso in casa e ci fa lavorare in smart work. Quindi a maggior ragione il webinar è uno strumento d'eccellenza, però per ridare un minimo di fattore umano, di componente, diciamo, anche non soltanto informatica, ma umana, come è proprio un po' l'argomento di questo webinar, ho voluto iniziare questa, diciamo, questa sessione, facendomi vedere. Sono a casa, sono qua con le mie gatte. Se sentite un po' di casino, sono loro che giocano, salgono, scendono dalle scale. E anche questo fa parte, diciamo, della diretta in poche parole. Quindi per adesso interrompo la, diciamo, condivisione della webcam e vado avanti per quanto riguarda invece la presentazione, vera e propria. Ok, quindi a proposito di questo webinar. Quindi andiamo a vedere un attimino qual è, diciamo, il target di questo corso. Andiamo a ricapitolare un po' delle informazioni che chi ha partecipato ai webinar precedenti conosce già, diciamo, però fa sempre bene ripassare un po'. Quindi è un corso, diciamo, più che altro per imprenditori o futuri imprenditori. Anche per, diciamo, futuri imprenditori, quindi un'azienda dove si produca del software, oppure si voglia partire, creare, fondare una propria azienda di produzione software. Meglio ancora, proprio perché si evitano errori e si parte già con le competenze necessarie per partire con il piede giusto. Poi, a dirigenti e manager che aziende magari un po' più grandi si occupano di sviluppo software. Quindi, diciamo, team che sviluppano codice critico, safety critical o, diciamo, business critical, come è un po' la mia missione. Discutendo di aspetti non strettamente tecnici anche oggi, ma nonostante questo, assolutamente fondamentali per il successo. Responsabili di marketing, quindi persone che si occupano di marketing all'interno dell'azienda, con dei concetti che non sempre vengono spiegati, diciamo. Marketing e oggi ancora in particolare persone che si occupano di HR, di Human Resources. E poi anche in diciamo in maniera secondaria si rivolge a sviluppatori tecnici, perché non è un corso esattamente tecnico, ma serve comunque per tutte le persone un po' più coscienziose e lungimiranti. Oggi, diciamo, parleremo un po' di problemi che risalgono alla radice dell'azienda, quindi alla fondazione, al progetto. O la gestione in particolare oggi. Aspetti fondamentali, vitali, con delle componenti economiche che spesso vengono trascurate dai tecnici, ma possono far saltare intere aziende, intere parti. Supporto tecnico che ha delle sfaccettature non sempre considerate la totalità. Gestione comunque del software ha vari aspetti, ha varie dimensioni. E quindi essere scoperto su una o più dimensioni è sicuramente una grossa minaccia. Infatti, se vi ricordate, la mia primissima slide parte con una considerazione del tipo, appunto, che è la rivolta del software. Diciamo, è un aspetto molto particolare, quindi del fatto che il software comincia a non funzionare più bene come una volta e quasi a rivoltarsi contro, proprio perché ignoriamo delle dimensioni. Leggevo adesso nella chat che qualcuno si lamentava che non sente nulla. Adesso il problema è risolto. Se il problema è risolto, scrivetemi in chat, soprattutto chi aveva il problema che non sentiva niente all'inizio. Se mi date conferma via chat che in questo momento qua sentite correttamente. Non vedo nessuna risposta. Vediamo. Di verificare.
Provo a mandare un messaggio anche ancora. Nel caso ci fosse ancora questo problema qua, in ogni caso ci sono le registrazioni. Quindi al momento andiamo avanti. Io spero che il problema sia risolto. Vedo che non mi risponde nessuno. Vediamo se qualcuno mi risponde. Sentite correttamente. Allora, Dario Galeano mi dice che non sente. Questo è abbastanza strano perché in realtà dovrebbe essere tutto a posto. Quindi vedi, diciamo, allora. Sembra che ci sia un problema tecnico di audio. Strano perché a me sembra funzionare tutto. Allora, adesso sto provando a cambiare, vediamo anche dal PC di testa se io sento. Se si sente l'eco, vuol dire che funziona. Un secondo solo, abbiate pazienza. Ora si registrerà la conferenza. Pronto? Sì, allora ho fatto una prova da un'installazione di test e sembra che funzioni l'audio per gli altri. Quindi mi spiace se per caso Dario si perde qualcosa. Nel frattempo noi andiamo avanti, poi vediamo un attimino. Prova a uscire e rientrare, sì. Vediamo se così funziona, perché in realtà anche dall'installazione di testa sembra funzionare tutto. Comunque, intanto stiamo ancora facendo una parte, diciamo, comunque introduttiva e simile alle precedenti. Okay? Quindi, abbiamo detto, i problemi delle aziende non sono strettamente solo tecnici, ma ci sono vari tipi di problemi di altro tipo. E oggi è una delle puntate delle sessioni in cui praticamente affrontiamo questo tipo di problemi che non sono solo tecnici. Quindi, gli obiettivi del webinar, e quindi ancora vediamo se Dario adesso è rientrato, vediamo se ci ascolta. Gli obiettivi adesso di questo webinar sono di diciamo parlare di cultura aziendale e di valori aziendali. Quindi due argomenti abbastanza diciamo particolari. Nel senso, non sono i classici argomenti tecnici che uno si trova di solito ad ascoltare in webinar di questo tipo. Quindi qualcosa diciamo di abbastanza nuovo. Okay? Poi, che cosa c'è di sbagliato nel condurre un team? Quali sono degli aspetti che possono essere, diciamo, migliorabili oppure da dimenticare, da abbandonare nella conduzione di un team software? Poi parleremo di cosa bisogna cambiare nel processo di selezione? Il processo di selezione del 90-99% delle aziende è sbagliato completamente il punto di vista, va completamente ribaltato. Ci sono dei dipendenti a cui rinunciare. Ovviamente se siete voi dipendenti non vi farà piacere ascoltare questa sessione qua, però diciamo se invece gestite un team può darsi che magari troviate il fatto che riscontriate quello che dico, cioè che ci siano dei casi in cui i dipendenti non sono quello che vi aspettate e trascinano al ribasso tutta l'azienda. Quali sono appunto concetti di team management che è necessario sapere? Ne affronteremo alcuni. L'approccio più corretto, comunque, in generale, bisogna gestire un'azienda che produce software direttamente, perché è una software house, un'azienda di consulenza che fa progetti turnkey, body rental, eccetera, oppure un'azienda che lo produce all'interno dei suoi prodotti. Quindi codice embedded, diciamo. E quindi, diciamo, in realtà fa tutto parte del ciclo di webinar dedicati al MEZ, questo metodo per lo sviluppo efficiente del software, che, diciamo, nasce un po' dal mondo avionico e viene adattato al mondo business, grazie all'esperienza mia e di alcuni, diciamo, soci, guru, americani, inglesi, eccetera, che hanno collaborato in questa attività. Quindi, questo webinar, in generale, in questa serie di webinar parlo dei miei errori,
per evitare che voi li ripetiate, perché diciamo è inutile. Come diceva appunto Michael Johnson, ho fatto un sacco di errori, ho sbagliato un sacco di tiri liberi, ho sbagliato un sacco di punti fondamentali, ho deluso i miei tifosi, ho deluso i miei compagni di squadra, sbagliando ripetutamente, e per quello che sono diventato il migliore. Quindi non c'è modo di imparare se non sbagliando. Però non è necessario che tutti sbagliate sempre le stesse cose. Quello che oramai è assodato che è sbagliato, forse è meglio impararlo da chi purtroppo ci ha sbattuto la testa, quindi in questo caso me. Quindi io ho già sperimentato un sacco di migliori, di peggiori metodologie Safety Business Critical, e per questo motivo, avendole applicate decine o centinaia di volte, considerando anche tutte quelle dei miei clienti, ho un sacco di teoria, ma soprattutto tantissima pratica da suggerirvi, da consigliare. La mia storia, brevemente, perché molti l'hanno già ascoltata, e praticamente perché dovreste ascoltarmi? Perché alla fine ho accumulato più di 30 anni di esperienza, mi hanno regalato il primo computer, me l'hanno regalato a 11 anni. Ho comprato il primo libro di programmazione basic a 12 anni. Adesso ne ho 50, quindi fate voi i conti. In realtà gli anni sono 38 anni che sviluppo. Quindi dico 30 anni giusto per non sentirmi troppo vecchio, ecco, perché già poi a 15 anni facevo i primi software per l'azienda di mio padre e li vendevo, e quindi era software già commerciale già 35 anni fa, diciamo. Però non si dice l'età, no, scherzo. Differenti contesti, quindi business critical, embedded, safety critical, gestionale, eccetera. Ho sperimentato anche in anticipo rispetto a tanti tecniche come il V-Cycle, l'Agile, DevOps, Lean Development e aspetti di questo tipo qua. Ho formato tantissime persone safety critical, in particolare Avionico, di OCD 78 e Industrial Functional Safety, e quindi TUF, quindi IEC 61500. Alla fine oltre 2000 persone nell'arco di tutti questi anni qua, per più di 150 corsi. E nello stesso tempo, appunto, come dico sempre, deluso dal fatto che la programmazione è una cosa troppo soggettiva, il software è un'opera d'arte che però alla fine deve funzionare correttamente, e quindi l'ingegneria del software diventa una cosa completamente diversa e ingestibile rispetto a quello che è la pulizia, l'eleganza e l'affidabilità dell'ingegneria edile. Quindi quello che io dico sempre: non voglio essere considerato un guru, ma un antiguro, come in questo fotomontaggio dove sono al centro con la barba in veste di santone. Ecco, non sono così, non vengo qua a dirvi ah, io sono più preparato, il più bravo, il più competente, perché non sono un tuttologo, perché ho le mie specialità, ma voglio dire, per carità, tanti anni in un'azienda che vendeva strumenti model-based, quindi conosco molto bene la modellazione. Conosco molto bene gli aspetti del testing, del marketing. Ho fatto due master in marketing, però appunto voglio andare su altri temi. Qual è il tema? Il tema è che, avendone viste di tutti i colori, progetti un po' in tutto il mondo, eccetera, dall'avionica, telecomunicazioni, gestionale, automotive, mi trovo da 20 anni a questa parte a risolvere tutti i problemi dei miei clienti insieme a loro, per cui ho scoperto che le aziende del settore A non sanno nulla di quelle che sono le soluzioni, le best practice del settore B. E quindi ci sono dei pattern ricorrenti che ho cominciato ad analizzare, errori che si ripetono in maniera ciclica, ma con un ritardo di 10 anni, 15 anni da un settore all'altro, best practice che sono confinate in ambienti e mercati troppo ristretti. Quindi in generale, diciamo, soprattutto poi di recente, negli ultimi 4-5 anni, lo studio e la pratica del marketing mi hanno letteralmente aperto la mente su una serie di argomenti dati da questi MBA, da questi diciamo aspetti non strettamente tecnici, ecco. E quindi diciamo mi hanno dato una certa profondità e lateralità di pensiero, per cui ho scoperto che ci sono tutta una serie di aspetti che non sono così banali da conoscere per la gestione dell'azienda.
Quindi nel mondo safety critical ho cominciato appunto a lavorare, a incontrare soprattutto il mio grande amico, ispiratore, guru, Van Silderman, che è una grandissima persona. Vi consiglio, se ci fosse l'occasione di vedere un suo corso, di andare senza dubbio. E ho visto che il safety standard avionico risolve un sacco di problemi, perché è un approccio sicuro, strutturato, ripetibile, formale, non soggettivo, ma anche qua ho trovato dei limiti, perché sono un rompiscatole, ok? Ho detto, cavoli, sì, però è conservativo, perché non si può usare niente, non si può usare l'object oriented, il C++, il Java, eccetera. Ci sono dei cicli di sviluppo estremamente lunghi, quindi sono poco interessanti per i nostri scopi. Cicli che durano anche decine di anni. Comunque è un approccio molto rigido e costoso. E quindi, diciamo, non sempre applicabile, soprattutto nel nostro settore, che è un po' il settore, diciamo, business critical. Per questo motivo ho cercato di mettere insieme queste spinte diverse, trovandomi un po' in mezzo a generazioni diverse, approcci diversi, con la domanda se vale la pena di produrre software che sia, se si riesce soprattutto, a produrre software stabile e sicuro, ma che sia anche efficiente e poco costoso. La risposta è sì, ed è un po' questo metodo che sto, diciamo, insegnando da anni, e uscirà un secondo libro dedicato proprio al mezzo. Infatti, non so se tutti avete partecipato a questa occasione, ma proprio perché siamo tutti in casa per il coronavirus, siamo tutti a studiare, praticamente ho regalato il mio libro in versione PDF. Quindi, se volete, vi mando poi alla fine il link, così potete scaricare gratuitamente il libro. Quindi, quali sono le fondamenta di questo approccio? Okay. E poi, alla fine, come al solito, ci sarà, diciamo, l'occasione di parlare di membership di un club esclusivo per sviluppatori, con delle risorse esclusive e la possibilità di sfruttare un'arma veramente micidiale, che è la gap analysis, ve lo anticipo, e l'opportunità di partecipare a una consulenza privata. Quindi facciamo un attimino praticamente una brevissima introduzione sul MEZ e soprattutto su quello che è il principio che ci interessa oggi. Ok, il MEZ è fatto da 5 aree. Queste 5 aree sono, appunto, nascono da esigenze convergenti, quindi il safety critical, sicuro, stabile, certificato, e il business, quindi continuo, affidabile e con dei limiti di budget. E quindi le armi, però, alla fine si è scoperto che sono uguali. Quindi si può avere, come dicevamo prima, software stabile, sicuro e efficiente. Si può, unendo il meglio della safety critical e del business critical. In particolare, safety critical di OCE 38 e business critical agile. Quindi come si fanno a mettere insieme queste due cose? Ok? Oggi daremo parzialmente la risposta. Il MEZ non è così conosciuto perché fino adesso era riservato soltanto a gap analysis, consulenze private e quindi per, diciamo, anche piuttosto costoso per clienti che se ne potevano permettere. E invece abbiamo deciso poi di rendere, tramite dei webinar e dei corsi, tutto questo un po' più accessibile. Delle cinque dimensioni del MEZ, oggi non parleremo di strategia, quindi non parleremo tanto di marketing, di posizionamento, focalizzazione, ne abbiamo appena parlato nello scorso webinar, non parleremo di fornitori di clienti e di piani. Non parleremo neanche di aspetti economici, nel senso che, diciamo, ci sono alcuni aspetti relativi ai costi, al total cost of ownership e cose di questo tipo qua, che sono, diciamo, fondamentali per un'azienda. Anche questioni di rendimento economico, di ROI, di colli di bottiglia, ma non è l'argomento di oggi. Oggi parleremo invece di management. Quindi, in particolare, non di rischi, sarà un altro argomento per un altro webinar, ma parleremo di team management, come selezionare gli elementi giusti, parleremo di cultura aziendale e parleremo di aspetti di questo tipo qua. Dopodiché parleremo, non in questa occasione, ma in generale nei corsi MEZ, di supporto e di processo. Quindi questi sono gli altri argomenti. Però dobbiamo fare una breve premessa su perché serve il MEZ e perché dobbiamo parlare di metriche, di cultura aziendale, di team management e di altri aspetti che per un tecnico sono assolutamente noiosi, inutili e, diciamo,
poco interessanti. Il motivo è la curva della vasca da bagno e la sedia dell'IKEA. Quindi vediamo questi concetti qua. Quindi la curva della vasca da bagno che cos'è? È una curva che dice qual è la vita utile di un prodotto di qualunque tipo. La sedia dell'IKEA, un telefonino, un software, un prodotto che contiene software in generale. Quindi c'è il periodo iniziale in cui il software o l'automobile anche o il telefonino viene buttato sul mercato. Cosa si dice, cosa ci ha insegnato l'esperienza? Mai comprare la prima versione di un prodotto. Perché? Perché è la più potenzialmente bacata, problematica, eccetera. Quindi non si compra il modello appena uscito di un'automobile, non si installa un sistema operativo appena uscito, non si installa la prima release di una nuova app, eccetera. Si aspetta sempre un po'. Quindi si fa passare il burn-in period, detto anche periodo della mortality rate, una roba del genere. Quindi diciamo la mortalità infantile, in poche parole. Poi c'è il periodo utile, che è il periodo in cui tutti usano un prodotto, comincia a essere stabile, comincia a essere testato, comincia a essere, diciamo, tranquillo, e quindi lo si usa, è questa area centrale, dove c'è questa MTBF, che è Mean Time Between Failure, quindi la probabilità di un guasto, praticamente. Quindi se la probabilità è 1 su MTBF, MTBF invece è il tempo che intercorre fra un guasto e l'altro. Ok? E poi c'è il periodo dell'obsolescenza, quindi il famoso discorso obsolescenza programmata, i PC che rallentano, i telefonini che rallentano, le lampadine che esplodono, le macchine che si guastano, esattamente alla fine della garanzia. Quindi quando voi pensate al discorso della garanzia dell'automobile, è misurata apposta per essere pari allo useful life period, quindi al periodo di utilizzo. Dopodiché, quando c'è l'obsolescenza, comincia a essere fuori garanzia, perché vi dovete pagare tutto quanto. Quindi se noi andiamo a vedere come è composta questa curva qua, vedete che c'è la famosa infant mortality rate failure, quindi quella in rosso, poi c'è la wear out failure, che è l'obsolescenza, poi c'è una componente che è costante, random, per cui guasti che possono capitare in ogni momento della propria vita, ok? Della propria vita, diciamo, non solo del prodotto, perché l'observed failure rate, che alla fine è il risultato finale, che è quello, diciamo, della linea blu, è praticamente alla forma di una vasca da bagno, ma è applicabile anche agli umani, nel senso che se noi prendiamo la vita di un uomo, all'inizio c'è la infant mortality failure, quindi la probabilità di morire da neonato, che è molto più alta, fino a 6 mesi. Poi, dai 6 mesi più o meno ai 60 anni, si è nel periodo della vita sana di un individuo e lì non ci sono grossi problemi. Mentre poi c'è praticamente il periodo della obsolescenza, quindi praticamente il periodo in cui c'è il fattore di poter morire da un punto di vista del software o morire da un punto di vista umano o di un prodotto. Perché vi sto dicendo tutto questo? Ecco, perché vi sto dicendo tutto questo? Perché alla fine il problema del software è che sta qua. Il software non ha mai una significativa diminuzione della failure rate. Quindi la probabilità di guasto del software è sempre alta ed è sempre allo stesso livello, ed è sempre molto vicina a 1. Quindi anche se avete un software da tanti anni, non vuol dire che si è aggiustato o si è sistemato o sono stati trovati tutti gli errori. Pensate, non so, soltanto a prendere Windows 7, che è in giro da tanti anni, e sapete benissimo che è pieno di bug lo stesso, quindi non ti dà proprio una grande garanzia. Ok? Poi prima di farvi vedere quella che è, diciamo, la poltrona IKEA, ne approfitto tanto per spezzare un po', diciamo, questo periodo un po' così teso, rimetto, diciamo, la videocamera. E vi presento Bowie. Bowie è la mia gattina. Vedete che si chiama Bowie perché ha un occhio azzurro e un occhio marrone. E bianca come il latte. E
Bowie, appunto perché è ispirata a David Bowie, anche se è una micetta. E quindi lei vi saluta. Spezziamo un po' questo periodo di tensione con un minimo di diversivo. Salutata Bowie, andiamo a parlare invece di poltrone IKEA. Ok? Cosa vuol dire? Arrivo subito, non vi ho abbandonato. Ecco qua. Quindi è un discorso di quello che voi vedete fuori dall'IKEA. Questa poltrona, praticamente, che viene spinta da uno stantuffo con un contatore. Questo contatore dice 1.001.000, 1.002.000, 1.003.000, eccetera, praticamente. Quindi è il numero di cicli, vedete che c'è scritto IKEA Test Quality. Perfetto, è interessante perché noi siamo interessati molto agli aspetti di test di qualità. E qua vedremo che c'è un concetto assolutamente fondamentale nascosto in questa slide, che vi assicuro la stragrande maggioranza delle persone non capisce assolutamente. Anche gente che si occupa di avionica, gente che si occupa di safety, non capisce questo concetto totalmente fondamentale. Quindi state attenti in questa slide qua. Cosa hanno in comune una poltrona IKEA e il software? Vabbè, questo è semplice. L'approccio alla qualità, infatti c'è scritto IKEA Test Quality. Quindi vuole la qualità IKEA. Anche voi volete la qualità. Qualità vuol dire che non vi si rompa la sedia e finiate col sedere per terra facendovi male, quindi facendo causa IKEA. Quindi IKEA testerà la qualità e quindi l'approccio al test, anche altrettanto importante come quello del software. Il test non migliora la qualità, ma aiuta a individuare problemi di qualità e quindi poi a risolverli. Perfetto. Quindi questo qua è quello che hanno in comune. Ma qual è la differenza fra una sedia IKEA e praticamente un software? Cosa hanno di diverso? Ecco, la sedia IKEA fa parte di quelli che sono i cosiddetti sistemi semplici. Questo è il concetto fondamentale. Quindi un sistema semplice che cos'è? È un sistema che ha un numero limitato di stati, di gradi di libertà, di ingressi, di uscite, eccetera, tale che io li posso testare tutti completamente. Quindi cosa vuol dire in pratica questa cosa qua? La sedia IKEA che cos'è? Fondamentalmente è una, diciamo, una S di legno che magari avrà dentro un'anima di metallo che viene semplicemente testata facendo sedere una persona del peso indicato. Quindi 80 kg, non so, sarà il peso medio che viene testato. E quindi è semplice testare una sedia IKEA perché è solo quello, è un'anima di metallo, una S di metallo, e quindi se la testo all'interno del suo ciclo di vita, la sua esteresi, non c'è nessun grosso problema, ok? E questo è fattibile anche per una serie di prodotti definibili semplici. Cosa sono i prodotti semplici? Anche prodotti che contengono hardware, ad esempio, che contengono porte, che contengono gate, che contengono chip, che contengono con dei pin, quando il numero di ingressi, il numero di uscite e il numero di stati è testabile completamente. Quindi vuol dire che io posso andare a testare completamente tutte le possibili combinazioni di input e di output, ok? Quindi una sedia IKEA ha pochi input, ha una persona che si siede, al massimo se ne siedono due, al massimo uno si siede un po' sul manico, sul bordo, insomma, sul bracciolo, ok? Però è lì, è semplice, ok? Invece quando un sistema è complesso, come un software quando aumentano le linee di codice e bastano poche decine di linee di software, praticamente diventa impossibile testare tutti i possibili stati, tutti i possibili ingressi, tutte le possibili uscite, tutte le possibili combinazioni. Perché basta soltanto che ci sia una funzione che ha dentro come ingresso un numero reale è per definizione infinito. E quindi praticamente già con un solo ingresso infinito, analogico, diciamo, io non posso testare tutto quanto. Quindi che cosa succede praticamente? Questa è la differenza fondamentale. Come si testano e si qualificano e si certificano i sistemi semplici e come si certificano invece i sistemi complessi. Bene, allora, quello che si può ottenere con un sistema semplice, una sedia IKEA, un chip con pochi pin, con pochi ingressi, con poche uscite, è la sicurezza di prodotto, la cosiddetta product assurance. Qui
quindi la consapevolezza che questo prodotto è affidabile, è sicuro, è robusto, è testato fino a un livello di confidenza di 10 alla meno 3, 10 alla meno 5, 10 alla meno 7, che rappresenta il numero di ore per cui io posso usare questo prodotto senza paura che si rompa. Quindi una sedia IKEA probabilmente ha un'affidabilità, non so, di vari decine di migliaia di cicli, centinaia di migliaia di cicli, quindi l'utilizzo probabilmente supera la vita di una persona, okay? L'obsolescenza è per altri motivi. Quindi per prodotti semplici è assolutamente sufficiente testare il prodotto, e questo siamo tutti belli contenti. In realtà per niente, proprio per un cavolo, perché quello che ci interessa a noi è il software, un software che appena supera poche decine di migliaia, decine di migliaia, diventa impossibile da testare, quindi diventa impossibile garantire la sicurezza di prodotto. Quindi quando voi sentite questo software è certificato di OCE 78, ISO 26262, IEC 61508, a livello A, B, C, D, è certificato per 10 alla meno 5, è una enorme e gigantesca cazzata, perché non è assolutamente vero che un software abbia 10 alla meno 5, 10 alla meno 7 di affidabilità, ma neanche dipinto, è totalmente virtualmente impossibile, perché il livello di complessità è senza senso, quindi non è possibile testare completamente un software, punto. E quindi quello che si ottiene è una sicurezza di processo e non di prodotto. Quindi io posso certificare il mio processo, posso certificare di avere un processo di OCE 178 compliant, livello D, livello A, livello B, posso certificare di essere IEC 61508, ma solo il mio processo è certificato. Il mio software non potrà mai realmente essere certificato per la qualità. Perché? Perché è un sistema complesso, e quindi il numero di test necessari è di varie dimensioni, classi di infinito, oltre il realizzabile umanamente mai. Quindi, e questa è una cosa che assolutamente ci dobbiamo mettere in tasca. Per quello che insistiamo così tanto nel MEZ, questo è il motivo dell'esistenza del MEZ, l'importanza del processo rispetto a quella del prodotto. Il MEZ è un approccio processo-centrico rispetto a un approccio product-centric, che non è possibile nei prodotti complessi, quindi nei prodotti software. Ok, quindi tutto questo per dire che cosa? Poi veniamo al sodo, ok? Ho fatto una lunga introduzione, ma era assolutamente necessaria. Quindi andiamo a vedere praticamente come ci sia un discorso di non poter fare praticamente le stesse cose sempre. Perché se uno fa le stesse cose sempre, se uno insiste sulla qualità del prodotto, se insiste sulla qualità del software e basta, sbaglia, perché c'è un problema proprio di ottenere sempre gli stessi risultati. Bisogna cambiare, diciamo, proprio atteggiamento, bisogna cambiare approccio. Quindi bisogna affrontare le nuove sfide, ok? Quindi, diciamo, cambiare, diciamo, atteggiamento, cambiare metodo, cambiare approccio, testando, provando, vedendo, chiedendo. E quindi questa cosa qua, chiedendo a me. Ci sono i fattori esterni, per carità. Però, diciamo, come leggi, i mercati, le tasse, però io non posso sempre avere lo stesso atteggiamento. Devo avere un motore di cambiamento interno. Quindi non basta dire, ok, ho comprato un nuovo tool di test. Se tu non hai capito che il test è un'illusione ed è soltanto una cosa che non ti assicura da solo la qualità, ma che devi migliorare il tuo processo, stai buttando via i soldi, ok? Perché i tool non funzionano da soli e non basta l'addestramento, ok? Bisogna modificare proprio il ciclo di vita, assumere nuove persone, formarle, motivarle, ed è l'argomento di oggi. Quindi serve cambiare con una gap analysi il modo di lavorare. Proprio perché la routine ammazza chi la subisce e non la domina. E quindi proprio bisogna continuare a studiare, sperimentare, innovare e cambiare. E tutta l'azienda deve cambiare, non soltanto quelli che si ritengono early adopter, ok? Andiamo avanti. Quindi a cosa bisogna rinunciare? Cosa uno è disposto a rinunciare per ottenere qualcosa di nuovo? Tu sei disposto a rinunciare al tuo tempo libero? Al budget che avresti allocato diversamente? Di spostare i tuoi investimenti, se l'azienda è tua oppure gli investimenti della tua business unit? Okay?
sei disposto a rinunciare al personale spostandolo, cambiando di turno, cambiando di ruolo? Sei disposto a rinunciare alla formazione? Perché non hai il tempo, i soldi per investire su corsi, su coaching, eccetera? Sei disposto a rinunciare a quote di mercato? Perché rinunci a categorie inutili? Sei disposto a rinunciare a clienti o a fornitori? Perché poco produttivi, perché di bassa qualità, eccetera? Quindi bisogna mettersi in testa di dover rinunciare a qualcosa. E oggi parleremo di come selezionare i migliori e motivarli e rinunciare ai peggiori dipendenti, collaboratori, soci, eccetera. Quindi oggi parleremo del terzo diamante, parleremo di team management. Quindi il concetto è il tema della selezione. Proprio perché le persone sono la componente più importante di un progetto, e quindi la loro selezione, e vedremo che selezione è proprio un termine sbagliato, concettualmente noi non vogliamo selezionare, ma ci arriviamo proprio. Quindi è un tema che copre un sacco di problematiche, sia tecniche che di gestione, quello della selezione personale. Si dice che c'è una carenza di manodopera qualificata, per carità, ma in realtà è come si fanno a selezionare i talenti? La risposta in realtà è molto semplice. Come si fa a selezionare i talenti? Semplicissimo, non si può. Non potete selezionare i talenti, non potete andare in giro a dire vorrei selezionare un talento, perché è già un approccio radicalmente sbagliato. Quindi, come funziona la vera selezione delle migliori aziende al mondo? Aziende con cui ho avuto il piacere di lavorare, collaborare, eccetera, o studiare come casi di studio. I CV non servono assolutamente a niente. Il CV è totalmente uno strumento inutile, superato, sbagliato. Proprio perché la gente mente, inventa, esagera, gonfia. Di fatto il curriculum è praticamente carta straccia. Ok? E soprattutto, poi, un'altra cosa che è completamente sbagliata e questo inganna tantissimi, è la selezione basata sulle abilità e sulle competenze. Perché le abilità e le competenze sono tutte cose che si possono acquisire, si possono trasmettere, si possono, diciamo, migliorare e tutto quanto. Quindi, per carità, va bene prendere una persona già esperta in un certo settore, però potrebbe essere una grossa delusione, perché il vero criterio per assumere una persona è solo ed esclusivamente l'atteggiamento. Perché l'atteggiamento corretto, e vediamo cosa vuol dire corretto, perché è la cosa fondamentale, è innato e non si può modificare più di tanto. Anzi, non si può modificare per niente. Fa parte del carattere, fa parte dell'atteggiamento, fa parte del modo con cui ci si comporta, ci si relaziona con i superiori, con i colleghi, eccetera, e non si può modificare più di tanto. Per cui, e poi soprattutto deve essere coerente con la tua azienda, con i tuoi valori aziendali, se sei il proprietario, oppure tu devi trovare persone che si adeguano a quelli che sono i valori aziendali dell'azienda per cui lavori. Okay? Quindi ci vuole praticamente una lunga immersione culturale iniziale. Quindi le persone vanno assolutamente immerse proprio da un punto di vista culturale, e vediamo poi quali sono gli strumenti per fare questa cosa. Quindi il team management, secondo il MEDS, funziona esattamente al contrario. Quindi come funziona? Che sono i migliori a cercarmi, non viceversa. Quindi sembra paradossale, però in realtà le migliori aziende al mondo funzionano così. Voi pensate che alla Google, alla Apple, eccetera, sono lì a vagliare migliaia di curriculum, a dire ah che bello questo, proviamo a fargli un'offerta? No, sono i migliori al mondo che fanno la fila in ginocchio pregando Apple, pregando appunto altre aziende, Disney, pregando i grandi gruppi, eccetera, di lavorare per loro. Ok? Quindi, se a te ti cercano i disperati, ti mandano i curriculum disperati, fatti due domande: perché attiri i disperati? Di solito, infatti, si attirano le competenze, i candidati che meritiamo. Ok? Quindi, alla fine, abbiamo capito, non si può cercare la gente, è la gente che ci deve cercare. Come facciamo quindi a farci cercare? Devo aver fatto quello che ho detto nel webinar precedente. Quindi devo essere già in una condizione di avere un brand forte, una specializzazione, una focalizzazione. Perché la gente cerca
chi cerca? Perché cercano Google, cercano Apple, cercano Walt Disney? Cercano il leader di categoria. Punto. Basta. Nel senso, se tu non sei il migliore della tua categoria, sarai circondato da straccioni che ti vengono a, da disperati che ti vengono a pregare di farli assumere, di farsi assumere. Okay? Quindi è il webinar precedente, se tu hai questo problema di attirare solo i peggiori. Okay? Se tu invece vuoi attirare solo i migliori, come fai poi a convincerli a lavorare con te? Devi avere un sistema per scartare i peggiori. Quindi praticamente, cioè, il discorso sembra paradossale, ma non è un gioco di parole, è esattamente come funzionano le cose. Poi nelle consulenze private si chiarisce. Cosa vuol dire questa cosa qua? Che io vado sistematicamente, volontariamente, eccetera, a eliminare nel processo di selezione, rendendolo particolarmente complicato, lungo e pieno di ostacoli, scartare i peggiori, i meno motivati, quelli con l'atteggiamento sbagliato, quelli non in linea con i miei valori aziendali. E questa è la componente assolutamente fondamentale di questo tipo di selezione, assolutamente. Quindi vediamo come si fa questa cosa qua, diciamo. Come funziona al contrario? Funziona praticamente facendo prima di tutto una selezione iniziale 0 a N. Cosa vuol dire? Che nessuno parla, tanti ascoltano. Che cosa vuol dire? Vuol dire prendere un corso, un webinar, un messaggio, un video messaggio registrato, ok? Quindi un test, un quiz, un test attitudinale registrato, in cui non c'è una persona fisica, umana, che parla all'inizio con l'individuo. Quindi il primo screening è automatico, è fatto o comunque fatto da un corso, da un webinar, da qualcosa di registrato. La prima selezione è questa. Solo chi sopravvive alla prima selezione poi passa a una selezione 1 a N. Cosa vuol dire 1 a N? Persona, docente, selezionatore in una classe virtuale, con un webinar come questo, oppure diciamo con un quiz, un esame. Quindi una persona ne può selezionare tanti. E anche qua si screma, praticamente. Anche qua si va a scremare. Quindi io, senza analizzare i curriculum, che abbiamo detto sono una stronzata, senza parlare con la gente, perché non posso perdere tempo con i peggiori, con i disperati, con quelli non in linea con i valori aziendali, eccetera, faccio un meccanismo di selezione a più step, in cui man mano scremo quelli che non mi interessano, quelli che non si adeguano, quelli che non hanno l'atteggiamento giusto. E come lo individuo con l'atteggiamento giusto? Tramite test attitudinali, tramite test in cui faccio delle domande aperte per vedere come ragiona la gente e via discorrendo. Adesso non voglio andare in dettaglio. E poi con un quiz, con un esame finale. Solo alla fine faccio colloquio individuale. E questa è, diciamo, la componente fondamentale. Come faccio in questo caso qua, praticamente, ad accorciare i tempi di selezione che sono molto lunghi? Beh, devo fare una cosa molto ben precisa. Devo creare una pipeline, quindi una selezione a più step, la devo lasciare sempre accesa. Ok? Quindi io devo sempre avere degli annunci, devo sempre avere degli ad, devo sempre avere una sessione aperta, jobs, work with us, eccetera, in cui c'è la mia selezione 0N e 1N. Quindi abbiamo detto, sono selezioni in cui praticamente vengono coinvolte 0 persone o al massimo una persona, e quindi le devo tenere sempre aperte. Sì, ma se io non ho bisogno di uno sviluppatore, di un tester in quel periodo lì, bene, ti crei la panchina, ti crei come tutte le squadre, mica ci sono soltanto gli 11 giocatori in campo, c'è una panchina sempre calda che si allena e si scalda come tutti gli altri ed è pronta appena c'è un problema. Quindi esattamente tu devi avere, hai 5 sviluppatori che lavorano, tu devi avere un paio di altri sviluppatori che non lavorano per te, hanno passato tutti gli stage della selezione 0N1N11, sono pronti per essere assunti, ma gli dici: guarda, mi fa piacere, io ti assumerei subito, ma in questo momento non ho bisogno. Però non è una presa in giro, restiamo in contatto, ogni 3 mesi ci sentiamo, mi dici come va da te, io ti dico come va da me, e al momento buono in cui ho veramente bisogno di te, ti assumo. Questo è un po' il concetto fondamentale della panchina di talenti. Andiamo avanti, poi parliamo invece dei valori aziendali. I valori aziendali sono tutti quelli che sono ideali, convinzioni, valori immutabili di una certa azienda, di una certa organizzazione.
è quello che è il comportamento atteso di tutti i leader, quindi tutti i manager, dirigenti, eccetera, e dei loro collaboratori e dei singoli. E quindi qua diventa una cosa fondamentale che il leader sia, diciamo, aderente in linea con i comportamenti dei valori aziendali, perché con i comportamenti propri racconta la storia di quello che valuta veramente come importante. Quindi se l'azienda dice l'onestà prima di tutto e poi questo fa i sotterfugi e chiede ai fornitori le forniture in nero e propone ai clienti le forniture in nero, non va bene, perché non è coerente con i valori aziendali. Se dice bisogna lavorare tante ore e poi lui praticamente a una certa ora della notte praticamente se ne va, del pomeriggio, della notte, magari a una certa ora del pomeriggio se ne va, praticamente. Quindi va assolutamente gestita questa cosa qua. Quindi è un'illusione, diciamo, in generale pensare che i collaboratori non sappiano cosa fanno i propri leader. E quindi tu devi stabilire cosa è importante per tutta l'azienda, per tutti i tuoi collaboratori, altrimenti trarranno conclusioni al tuo comportamento. E se tu ti comporti male, se i tuoi manager si comportano male, tutto sarà di conseguenza. L'altro aspetto fondamentale è, diciamo, la resa dei collaboratori. E su questo ci sarebbe da aprire un intero campo. Qua lo accenniamo perché comunque abbiamo già quasi raggiunto l'ora di collegamento e abbiamo ancora un po' di argomenti da fare. E quindi, diciamo, le persone attraversano varie fasi, ogni fase ha un suo specifico aspetto proprio, se vogliamo, umorale. E quindi la motivazione che è iniziale tende a scemare, tende a scendere. Per cui la necessità di formazione che c'è all'inizio deve invece quella andare a scendere. La motivazione deve salire, la necessità di formazione deve scendere. Quindi per ognuna di queste fasi, e vengono individuate quattro fasi, bisogna trovare le motivazioni, gli atteggiamenti, le spinte giuste. La prima fase, quando una persona inizia a lavorare in un'azienda, di solito ha un'alta motivazione, si spera, se no c'è un problema, perché voglio dire, se non ha un'alta motivazione all'inizio, vuol dire che c'è un problema, vuol dire che già partirà col piede sbagliato. Ovviamente avrà una bassa preparazione specifica, magari ce l'ha in quel campo, ma ha una bassa preparazione per quel tipo di lavoro, diciamo, particolare. Poi arriva una fase in cui, vabbè, sei lì da un po' e cominci un po' ad abituarti, arti, eccetera. Purtroppo rimani in una zona molto critica perché la preparazione rimane bassa, hai poca autonomia, hai poca motivazione, quindi assolutamente questa è la fase più delicata in cui bisogna insistere per tenere alta la motivazione con delle tecniche. Poi c'è una terza fase che è quella di bassa motivazione sempre, però vedi che le cose cominciano a girare, cominciano a funzionare, cominciano a essere, quindi hai meno bisogno di formazione, però hai ancora bisogno di essere fortemente motivato. E poi c'è la quarta fase, invece la quarta fase è la più interessante perché hai una persona molto motivata, quindi può lavorare in autonomia, molto preparata, quindi a maggior ragione lavora in autonomia. Quindi in realtà una persona continua ad andare avanti e indietro durante queste quattro fasi e quindi a seconda del suo comportamento e degli atteggiamenti va motivata per diciamo, muoversi in una fase successiva o per non retrocedere ancora peggio, quindi almeno rimanere in una fase costante per poi eventualmente migliorare, insomma. Quindi andare dall'1 alla 4 possibilmente senza tornare indietro. Quindi vabbè, diciamo, l'abbiamo detto prima, andiamo leggermente nel dettaglio, anche se non possiamo sviscerare tutto l'argomento in così poco tempo. Quindi nella prima fase c'è alta motivazione e bassa preparazione. Il neoassunto viene introdotto e lui è motivato, e però è poco preparato inizialmente. E quindi scusate, non ecco. Ok, adesso forse ci sentiamo. Allora, quindi è necessaria inizialmente molta formazione. E quindi è necessario un tutor, un coach che aiuta a capire, capire le procedure, capire i funzionamenti, eccetera. Ed è importantissimo il cosiddetto libro blu.
che è uno degli argomenti dei prossimi webinar, che è il manuale operativo, il libro blu, in poche parole, dove vengono collezionate e radunate tutte le procedure aziendali. L'orientamento nella prima fase deve essere rispetto al fare e non rispetto al risultato. Quindi è importante che uno faccia anche senza che, diciamo, ci sia un risultato. Nella seconda fase, la motivazione rimane bassa, cioè diventa bassa, scusate, e la preparazione rimane bassa, perché la motivazione iniziale scende, arriva al momento più critico in assoluto. Quindi dopo quanto arriva questo periodo qua? Dipende, può essere 6 mesi, può essere 1 anno, può essere 2 anni, ecco, diciamo, dipende un attimino. Quindi scende la motivazione, bisogna mantenere alta la motivazione, bisogna continuare nella preparazione, quindi il bisogno di preparazione rimane, quindi bisogna vendergli il superamento della crisi. Quindi bisogna motivare la continuazione del rapporto della persona all'interno della nostra azienda. La terza fase è la fase invece di praticamente bassa motivazione sempre, ma alta preparazione. Quindi la preparazione comincia a essere buona, però la persona ha bisogno di meno direttive, quindi, però bisogna sempre motivarla. Bisogna coinvolgerla, è il momento in cui bisogna coinvolgerla con una promozione, bisogna coinvolgerla con una maggiore autonomia, bisogna coinvolgerla con responsabilità, con delega e tutto quanto. Poi c'è la quarta fase, invece è una fase di alta motivazione e alta preparazione. È il completo inserimento, la completa delega. Bisogna cominciare soltanto a osservare, ma a delegare il grosso. È assolutamente incentivata l'iniziativa, anche se continua a essere necessario un monitoraggio, perché comunque una persona può sempre retrocedere nelle altre zone. Quindi, un breve accenno del libro blu, quindi del manuale operativo, è il concetto chiave del MEZ, uno dei concetti più importanti, più fondamentali, ne parleremo in un webinar dedicato, perché è la chiave per ingegnerizzare il processo. E abbiamo detto che il processo è molto più importante del prodotto. La qualità del processo è molto più importante della qualità del prodotto. È fondamentale per avere delle procedure che siano ripetibili, che siano facilmente riproducibili con persone diverse, in team diversi, in momenti storici diversi. Non può essere che una cosa si faccia diversamente perché è andata via la persona chiave o perché sono passati 5 anni. Okay? Quindi questo accelera tantissimo la formazione, soprattutto di quelli nella prima fase, dei neofiti. Le procedure sono appunto contenute nel libro blu. Non devono essere perfette, ma devono, diciamo, continuamente migliorare, essere aggiustate, essere sistemate. Non devono essere calate dall'alto. Il modo migliore per scrivere una procedura è farla scrivere alla persona che la sta facendo. Quindi sono gli operativi che devono scrivere le procedure, o comunque devono rivedere, migliorare, esaminare, criticare le procedure. Quindi va coinvolto nella scrittura del libro blu tutto il team. Poi ovviamente tutta questa roba qua andrà revisionata da un tutor. Quindi adesso parliamo invece di cultura aziendale. E vi chiedo 10 secondi di pausa, un secondo, che vado a prendere dell'acqua. Eccoci qua. Quindi parliamo di cultura aziendale. Cos'è la cultura aziendale per il MEZ? È una cosa che va imposta, ma letteralmente imposta, va fatto capire fin dai primi colloqui che ci sono dei valori aziendali e che devono essere, diciamo, accettati integralmente dalla persona che inizia a lavorare con noi. Quindi è proprio questione anche quello che dicevamo prima dell'atteggiamento, e quindi nel dire, in questa fase in cui comunico i valori aziendali, come dicevamo prima, in un processo anche 0N o 1N, la persona deve dire, ok, io accetto questo valore aziendale, non è in contrario alla mia ideologia, al mio sentimento, al mio carattere e tutto quanto, perché se lo fosse, devi dirlo subito,
perché nel momento in cui invece lo accetti per sempre, lo accetti e basta, non l'accetto, sì, ma poi vediamo, ma sì, poi ci aggiustiamo all'italiana, no, no, assolutamente. Quindi nel senso, non è così praticamente che funziona. Un secondo che mi è partito una... quindi deve essere comunicato proprio fin dall'inizio, perché l'atteggiamento deve essere quello corretto, non è un problema tecnico ma proprio di atteggiamento. Quindi bisogna verificare fin dall'inizio la disponibilità della persona ad allinearsi ai valori, diciamo, aziendali, alla cultura aziendale, e va creato proprio un vero e proprio contratto con delle aspettative. Noi ci aspettiamo da te che fai queste cose, che raggiungi questi obiettivi, che raggiungi questi risultati. Non è solo una questione di fatturato, di risultati raggiunti da questo punto di vista, ma proprio in senso un po' più lato, okay? E poi va rafforzato con iniziative periodiche, quindi riunioni periodiche che parlano di tutta questa cosa qua, in che fase uno si trova, che tipo di motivazione, che tipo di preparazione ha bisogno, come vanno i valori aziendali, come vengono diffusi, come vengono accettati, come vengono compresi, come vengono discussi anche. Okay? Ovviamente bisogna, il leader deve sempre dare il buon esempio. Deve essere uno che sta in mezzo agli altri e si fa il mazzo per il 70% del tempo con gli altri. Non deve essere chiuso in una prigione d'avorio, in una stanza con la poltrona di pelle umana e l'acquario con i dipendenti di stile Fantozzi. Proprio perché una pecora nera, un brontolone, appena finito di parlare con te, che gli fai la ramazzina, esce fuori, comincia al caffè a parlare con altre 15 persone e a motivarle negativamente. Quindi la pecora nera, quello che non riesce ad andare oltre la prima fase, anzi continua a retrocedere dalle 4 fasi nella prima, è sempre peggio, non va bene assolutamente. Quindi come si raggiunge la cultura aziendale con il mezzo? Vabbè, uno degli argomenti, abbiamo detto, è il libro blu, perché è fatto al basso e quindi sono delle procedure condivise da tutti, condivise dal basso. Quindi non è imposto, ma è creato e alimentato da chi ci lavora, e quindi ci sono procedure normali, ma anche eccezioni. Quindi ci sono anche, diciamo, quelle che sono le eccezioni alle procedure. E se un'anomalia succede troppe volte, va proceduralizzata. Quindi le eccezioni devono essere man mano proceduralizzate, man mano che vengono individuate. Quindi che cosa c'è dentro? C'è il manuale vero e proprio, ci sono i famosi corsi di formazione 1N, che una volta registrati diventano 0N, ci sono i quiz, i webinar a distanza, eccetera. Ci sono dei contenuti che non sono solo tecnici, ma anche procedurali. Come si fa a fare una certa cosa? Come si fa a ordinare la carta per la stampante, per dire, per andare sul banale, ok? Va sempre poi monitorato da un tutor e comunque tenuto bello efficiente, tenuto bello sveglio. Vediamo quali sono, diciamo, questi strumenti per rinforzare la cultura aziendale. E qua sono tanti, e diciamo abbiamo superato ampiamente l'ora, quindi andiamo avanti un pochino più veloce, anche se eventualmente se avete domande mi potete comunque fermare. Quindi abbiamo la task force. Che cos'è? È un gruppo focalizzato su un problema specifico. È uno dei modi con cui si può, diciamo, affrontare i problemi nella gestione, con la gestione di un team. Quindi un team di piccolo, di 2-5 persone al massimo, con la guida di un consulente esterno oppure di un focalizer interno, con personalità, competenze di più eterogenee possibili, ok? Con il focus un problema specifico, una consegna urgente, un problema bloccante, un cliente incazzato, un collo di bottiglia di performance, eccetera. Deve essere una cosa molto ben mirata, molto ben studiata. La sforza, come dice il nome stesso, proprio anche nei film di azione poliziesca americana, è una cosa dedicata a un grosso problema. Prendi le migliori competenze al mondo e le metti in una stanza. Quanti film iniziano con persone che vengono prese da varie parti del mondo, messe in una stanza, e vi dico, ok, siete la task force per risolvere questo problema qua, ok? Parliamo di coronavirus, c'è la task force, ci sono varie task force in tutti i paesi per risolvere il problema del coronavirus, ok? Quindi l'ambiente di solito è meglio che sia la stessa stanza, quindi una localizzazione stretta, oppure comunque una collaborazione online, adesso come stiamo facendo adesso.
webinar va anche bene, soprattutto se tu vedi l'altra persona. Per quello che è, diciamo, ho iniziato facendomi proprio vedere e poi vi ho fatto vedere una delle due mie gattine. Vediamo se l'altra si fa vedere, vi faccio vedere anche quella. Poi la durata limitata nel tempo, quindi pochi giorni, massimo qualche settimana. Il risultato deve essere la soluzione del problema o almeno identificarlo. Magari certe volte non so neanche quale sia il problema, ok? E magari proporre, meglio ancora, una strategia per risolverlo. Poi abbiamo un comitato permanente che si chiama TAG, Technical Architecture Group. Questo è una delle armi assolutamente più potenti, è uno dei segreti delle aziende più sofisticate. Quali sono le caratteristiche di un TAG? Sono dei team di solito abbastanza grandicelli, 5-10 persone, 12, eccetera. La guida è di solito o un consulente esterno esperto, oppure una persona interna di grande esperienza, eventualmente a rotazione. Quindi a votazione o a rotazione. Chi c'è dentro in questo team? Persone competenti, persone esperte, persone assegnate a seconda della regione, del gruppo, della business unit, eccetera, soprattutto selezionate per competenza. Il focus è tutte le tematiche generali, architetturali, di design, di problemi complessi che coinvolgono più work package, problemi di performance, eccetera, di un progetto. Quindi è, diciamo, legato di solito a un progetto ed è abbastanza trasversale come argomenti perché tocca più competenze, più aree, eccetera, soprattutto quando sono centralizzate oppure estese. L'ambiente che cos'è? Dove ci si trova? Ci si trova di solito o online, diciamo tramite mailing list, gruppi, wiki, Slack, roba del genere, oppure, diciamo, incontri a cadenza circa mensile. La durata va avanti per tutta la vita del progetto. Quindi è una cosa che devo assolutamente portare avanti sempre. E il risultato, di solito, è appunto dato dalle minute degli incontri, documenti tecnici generati dal TAG, specifiche architetturali che riguardano tutti, linee guida, coding guideline, requirement guideline e cose di questo, testing guideline, eccetera, standard di sviluppo con i coding standard, checklist e cose di questo tipo. Poi abbiamo gap analysis, che sono invece degli assessment esterni con un tema ben preciso, di solito ad esempio la certificazione o la compliance. Questa è una delle mie specialità in assoluto, è una delle cose più impegnative ma che mi diverte di più. Come si fa praticamente? È una cosa che riguarda tutte le figure aziendali chiave. La guida è appunto un assesso esterno, spesso appunto l'ho condotto io le gap analysis. Le persone, diciamo, sono tutte quelle persone, diciamo, necessarie all'interno dell'azienda che praticamente hanno un ruolo ben preciso in un progetto. Quindi tutti i manager, tutti i dirigenti, tutti i responsabili, tutte le figure chiavi che vengono intervistate, che vengono, diciamo, a cui viene fatto l'assessment. Il focus di solito è, come dicevamo prima, raggiungimento della compliance, della certificazione. Quindi ci può essere una gap analysis per il MEZ, una gap analysis per la DO-168, per la IEC-61508 e via discorrendo. L'ambiente sono, diciamo, incontri nella sede aziendale tramite la consultazione online e offline, soprattutto offline, di documenti e deliverable. Quindi viene proprio scandagliato, viene fatto un interrogatorio di terzo grado a tutta l'azienda, a tutti i ruoli, guardando tutti i documenti, tutti i tool, tutte le linee di codice e tutto quanto. La durata infatti è lunga, 3-5 giorni, il risultato è un report molto approfondito, anche 50-60 pagine, con tutti i gap identificati, le soluzioni, strategie di breve, medio e lungo termine e appunto i quick win, quindi strategie di breve termine. Poi abbiamo mezz'ora creativa, che è una mia specie di invenzione, vagamente ispirata a una cosa simile che facevano in Google. Quindi che cos'è praticamente? Un coinvolgimento di qualunque risorsa del team che sia interessata, che ha la possibilità di condurre lei un incontro, ok? Quindi un volontario che abbia un tema da proporre. Il tema
praticamente è un tema assolutamente libero. Non deve essere un tema che ha un'applicazione precisa in quel momento lì. Può essere anche un tema futuribile, un tema anche off topic, ok? L'argomento è un argomento da trattare in non più di 20 minuti con 10 minuti di discussione aperta. Quindi 20 minuti per presentare questo diciamo, argomento da parte del volontario con 10 minuti. L'argomento appunto viene discusso in una riunione o in un webinar in 30 minuti. Il risultato è una decisione binaria, quindi vuol dire in o out. È una stronzata, banalmente, oppure ma pensiamoci, ok? Quindi può essere una cosa futuribile, ci penseremo, è troppo presto, bisogna fare dei passi prima, adesso non siamo pronti, oppure no, no, lascia perdere, ma come è tenuto in mente una cosa, no, scherzo, non è, deve essere mai così di censura, deve essere sempre, diciamo, motivante anche fare una cosa che non è applicabile in quel momento. Poi c'è una delle altre cose che si possono fare è l'hackathon. L'hackathon che cosa vuol dire? È una specie di competizione tecnica, come un triathlon di hacker, ok? Quindi è un team di solito 2-5 persone o più o meno, insomma, con un tecnico esperto che guida, che può essere nominato oppure autonominato dal team. La competizione è bello se è molto eterogenea, anche non tecnici, perché poi praticamente bisogna prendere un problema tecnico, reale oppure inventato, e bisogna analizzarlo, risolverlo, ma poi soprattutto presentarlo. Qui servono anche competenze di public speech, competenze di marketing, competenze di presentazione in pubblico, eccetera. L'ambiente può essere un meeting oppure una collaborazione online. La durata, ci sono hackathon che durano anche giorni. Il risultato deve essere un report di tutte le attività svolte, i ruoli, le competenze e la soluzione proposta finale, con il motivo per cui dovrebbe essere scelta quella soluzione piuttosto che un'altra. Perché è una vera e propria gara, quindi con dei premi, con dei... diciamo, con qualcosa in palio, può esserci un tablet, una PlayStation, qualcosa del genere. Cioè. Altro strumento, questo qua è fondamentale, il bug review meeting. Quindi fare formalmente un incontro periodico di bug fix, in cui partecipano, a seconda del caso, anche più persone, in cui praticamente c'è di solito sicuramente la guida è il test manager o il quality assurance manager. E dentro, chi c'è dentro in questo team? Ci sono tutti i team leader, i project manager, project leader, test manager, test leader, eccetera. Quindi la discussione è su tutti i bug aperti in ordine di priorità, partendo dai più critici e scendendo verso quello meno. Però ognuno si dice lo stato attuale, cosa è successo nell'ultima settimana, le azioni intraprese, i risultati, quelli che sono stati gli action item assegnati la volta precedente. Dire, dovevi sentire il tag il Technical Architecture Group per questo problema qua, l'hai sentito? Cosa ti hanno detto? Eccetera. Dovevi sentire il fornitore. L'ambiente appunto è un meeting oppure un webinar e durata deve essere rapido, non devi trovare le soluzioni, devi parlare dei problemi e assegnare gli action item, parlare e assegnare. Infatti il risultato è aggiornare il sistema di backtracking, sistemare il backtracking, fare il report settimanale e assegnare gli action item, in particolare poi se il sistema di bug tracking lo permette con degli alert automatici. Quindi ti ricorda, guarda che tu entro domani devi dare questa risposta, entro domani devi fare questa cosa, entro domani devi mandare questo documento. E poi, diciamo, ci sono le classiche code review e document review. Quindi, diciamo, revisioni di documenti, di codice, piccoli gruppi o individuali, peer review, quindi serve una persona che abbia pari competenze rispetto alla persona, diciamo, che ha realizzato il documento o il codice o i requisiti e la persona che ne fa la review. Il focus deve essere, diciamo, fatto, l'azione deve essere fatta tramite checklist, quindi con il manuale blu, con il manuale operativo, con le checklist, in maniera assolutamente formale e ripetibile. Proprio per questo si usano le checklist. Ci vuole un protocol review, e bisogna aver corretto, sistemato tutti gli action item aperti.
prima di passare alla versione successiva del protocollo. E l'ambiente può essere appunto o individuale o meeting o webinar. La durata è in base a quanto spesso vengono fatti i rilasci, e il risultato è una review protocol formale, gli action item, la revisione dei punti precedenti, quindi con la checklist compilata. Quindi chiudiamo, diciamo, con la presentazione della Gap Analysis Kickstart, che avevo già fatto l'altra volta. Nel frattempo sono diminuiti i posti a disposizione, quindi è aumentato il prezzo. Quindi ne parlavamo prima, perché è l'arma più potente, la Gap Analysis, perché è lo strumento più potente, perché è più profondo, va in profondità di un'azienda nell'analizzare quelle che sono le problematiche. È la strada più veloce da A, dove sei, a B, dove devi andare. Ma soprattutto è il modo per capire dove è A, dove sei tu, perché tanti non sanno neanche dove sono. Ok? È una cosa assolutamente done for you, una cosa su misura, strettamente su misura. È composta da una checklist, fondamentalmente, che ha più di 1000 domande dentro, in cui si parla di gap, si parla di colli di bottiglia, si parla di lacune di processo, eccetera. E poi si parla dei miglioramenti, quindi nel breve termine, i cosiddetti quick win. E, diciamo, per queste cose qua, diciamo, ci sono le 5 aree del MEZ, di solito, che sono sotto indagine. È molto simile anche nei casi di OCE 68, di altre certificazioni. A fine si scopre qual è la propria percentuale di compliance al processo, si ha questo report molto dettagliato di 50 e oltre pagine, con una stima dei tempi e dei costi per chiudere, coprire tutti i gap. Di solito è piuttosto costosa, nel senso che viene fatta praticamente di solito con cifre che sono piuttosto alte, si parla di 15-20 mila euro a partire e a salire. Quindi di solito è alla portata di aziende con grandi budget e aziende grandi, ecco. E poi ci può essere un periodo successivo di certificazione, un percorso in base ai risultati, su misura, più o meno lungo, più o meno complicato, con, diciamo, coaching e consulenza. Ed è una procedura che ha un grandissimo ritorno dell'investimento. Di solito ha un minimo di 5 volte, quindi un 500%, ma abbiamo misurato con i nostri clienti anche casi, abbiamo dei case study del 2000%. Se volete un case study, se volete dei case study, ce lo chiedete, ve lo mando. Okay? Quindi il concetto è di andare a individuare tutte le persone aziendali chiave, fargli una specie di interrogatorio, chiamare, diciamo, ovviamente una persona esterna, un assessore esterno che faccia questa gap analysis. Quindi la composizione è fatta dalle figure aziendali più la figura esterna, le figure esterne esperte. Il focus è, come dicevamo prima, comunque l'abbiamo visto prima, è il raggiungimento della compliance e della certificazione. L'ambiente è di solito quello dell'azienda, della sede dell'azienda destinataria della consulenza della gap analysis. Di solito dura dai 3 ai 5 giorni e il risultato, appunto, questo l'abbiamo visto, questa slide, quindi vado veloce perché è lo stesso argomento che ho presentato in questo web. Quindi quello che ho fatto nel 2020 è proprio quella di proporre, diciamo, una gap analysis ridotta, ok? Una gap analysis più adatta alle piccole e medie imprese. Scusate, ma faccio una piccola pausa perché ne vale la pena. E vediamo un attimino. Allora. Arrivo subito, eh? Eccolo qua. Volevo far vedere l'altra amicetta. Lei è Margot. Ecco qua. Le due gattone. Ecco qua. Dicevamo, dopo questa piccola pausa felina,
Diciamo, abbiamo la possibilità appunto di avere accesso a quest'arma qua anche in caso di piccola media azienda con scarso budget, perché è abbreviata, non è più su 3-5 giorni, ma è diciamo in un giro di mezza giornata e su temi specifici, un po' più snella. Quindi praticamente diciamo si può partire da costi nell'ordine dei 2.500 euro invece che 20.000 euro, 15-20.000 euro. La disponibilità è limitata, in realtà diciamo ormai ne ho prenotate già tutte praticamente una al mese, ma c'è anche il problema che alcune sono state rimandate per via proprio del coronavirus, oppure diciamo si svolgeranno in maniera esclusivamente online. Quindi se per caso siete interessati, affrettatevi perché è, diciamo, non è il periodo giusto, nel senso che poi si accumulerà tutto insieme. Il report c'è sempre, è dettagliato, anche se di dimensioni minori, c'è una pergamena dell'azienda, un webinar privato poi per chiarire i risultati, per discutere i risultati della gap analysis e dell'implementazione della strategia. E una tessera di questo club, Meds Club, è un club, diciamo, tecnico, scientifico, manageriale, eccetera, per aziende di assoluta eccellenza nel campo dello sviluppo software. Quindi, diciamo, una vera e propria masterclass. E poi, appunto, in realtà ci sono sconti sul percorso di coaching e di consulenza. Quindi, per il webinar, per questo webinar, per i partecipanti, una gap analysis sulla cultura aziendale e sul team management con il risultato finale, il report, la pergamena, abbiamo detto, il webinar, la tessera, verrà a costare praticamente 1.770 euro. Le prime, nei mesi precedenti, le ho date via sotto i 1.000 euro, poi pian piano, man mano che ci si avvicina, diciamo, alla fine della disponibilità, ovviamente il prezzo aumenta. Questo è il prezzo se ne volete approfittare in questo momento. Quello che poi posso aggiungere è una serie di bonus che io do sempre, quindi il corso Requisito Perfetto, molti di voi l'hanno già preso, videocorso con tutto quello che è, diciamo, i 10 passi, il case study, le checklist per il Requisito Perfetto, con il libro, che è omaggio per chi aderisce all'offerta. Poi c'è la membership dal B, e questa è disponibile per 3 mesi, omaggio per chi dice l'offerta, che è una membership un po' meno esclusiva di quella dal A, però dura di più. E poi praticamente, quindi riepilogando, gap analysis, più requisito perfetto, più 3 mesi di Mels Club, praticamente è rimasto soltanto un posto disponibile a 1.770 euro. Dopodiché si andrà a prezzo pieno, e si rischia di finire a fine anno, se non addirittura nel 2021. Quindi se per caso siete interessati, praticamente fatevi sentire. Più uno sconto per il corso che oramai ovviamente verrà spostato a causa del coronavirus, non si farà più come previsto ad aprile e a maggio nelle due sedi, ma sarà molto spostato, molto probabilmente spostato a settembre. Quindi vi ringrazio per tutti quelli che sono rimasti collegati fino adesso. E per quelli che eventualmente ascolteranno le registrazioni, potete trovare più informazioni su di me su LinkedIn. Potete scrivere per qualunque domanda su quello che abbiamo detto, eccetera, ad assistenza@softwaresicuro.it. Potete guardare il mio blog, softwaresicuro.it, e lasciare anche i vostri commenti sul webinar se volete. Potete chiedere il libro se ancora non ce l'avete a libro@softwaresicuro.it. E direi che da parte mia è tutto, abbiamo sfiorato l'ora e mezza, non so se avete praticamente qualche domanda. Quindi lasciamo aperta una piccola sessione, una breve sessione di domande, vediamo se rispondiamo a un paio di domande, poi le altre le potete scrivere ad assistenza@softwaresicuro.it. Vediamo se avete domande, non siate timidi. Allora, sì, c'è una domanda. Mi chiedono del manuale operativo del libro blu, se c'è del materiale disponibile. Non ancora, nel senso che c'è il corso MEZ, quello vabbè, privato o pubblico, in cui c'è una lunga sessione sul manuale blu, cioè sul manuale operativo sul libro blu,
magari dedicherò, come dicevo, un webinar, un articolo o entrambe le cose a questo argomento. Quindi state tranquilli che è un argomento assolutamente interessante e che vale la pena fare. Ecco, sì, se volete i case study, mi stanno chiedendo i case study, vi mando una mail nei prossimi giorni con tutti i case study relativi in generale al MEDS e a questi argomenti. Altre domande? Va bene, se non ci sono altre domande, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione in questo periodo appunto un po' strano, un po' particolare, in cui siamo tutti a casa, a lavorare in smart work o quasi tutti, e speriamo che la situazione si risolva, che evolva in maniera positiva. E in realtà noi continuiamo a essere assolutamente operativi e attivi in smart work, quindi per qualunque esigenza assolutamente contattateci in qualunque momento. Grazie di tutto e buona giornata, buona continuazione.